Eccoci. Come proseguirà la vostra opposizione al decreto disoccupazione, come l'avete ribattezzato? Beh, intanto chiedendo che venga favorito il contratto a tempo indeterminato, c'è troppa precarietà appunto, quindi bisogna diminuire le tasse sul contratto a tempo indeterminato, bisogna fare in modo di non aggravare costi sulle famiglie e le imprese, le badanti e le call costeranno di più. E bisogna aumentare le tutele per coloro che sono a tempo determinato, nel caso vengano, come purtroppo sta accadendo in queste ore, perché sta aumentando il numero delle persone licenziate, bisogna fare in modo di aumentare le tutele a queste persone. Quindi ci sono degli emendamenti positivi, speriamo che la maggioranza non sia arrogante e non sia chiusa alle proposte che servono alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese italiane. C'è anche un emendamento che voi avete presentato, quello contro l'aumento delle indennità in caso di licenziamento senza giusta causa, che ha causato numerose polemiche anche al vostro interno. State pensando di modificarlo, eventualmente ritirarlo? No, ma quell'emendamento faceva parte di un pacchetto complessivo che appunto mira non a diminuire ma ad aumentare le tutele, anche con un'indennità di buonuscita per coloro che perdono il lavoro. Quindi Di Maio è stato molto abile a fare, come dire, a far credere a tutti che questo era un emendamento contro i lavoratori, in realtà faceva parte di un pacchetto. Adesso è normale che si riorganizzino gli emendamenti e si rendano più chiari, questo fa parte del normale lavoro parlamentare. Di Maio voleva far dimenticare i posti di lavoro che già stiamo perdendo, e questo è il motivo per cui ha usato questo emendamento in maniera strumentale. Quando lei dice viene riorganizzato, è normale che si riorganizzi, ci sta dicendo sostanzialmente che verrà presentato in un'altra forma? Sì, non viene più isolato, ma viene messo dentro al pacchetto complessivo, che aiuta anche a far capire meglio il senso di quello. Ripeto, è stata una strumentalizzazione come al solito per fini politici e per propaganda elettorale. Non c'è niente di vero in quello che è stato detto. Noi abbiamo presentato emendamenti tutti che mirano a proteggere di più i lavoratori, non a renderli più precari. Tagliole, voto di fiducia, il voto in Parlamento inizia male per il governo del cambiamento? Sì, sarebbe l'ennesima smentita delle cose che hanno promesso, sarebbe davvero un'altra giravolta il governo del cambiamento, nel senso che cambia spessissimo idea. Prima dicevano che non avrebbero mai fatto il governo insieme, poi dicevano che il primo consiglio dei ministri avrebbero abolito il Jobs Act e la riforma del mercato del lavoro. In realtà anche con questo provvedimento lo stanno sostanzialmente mantenendo, fanno piccoli aggiustamenti. Sarebbe davvero comunque un cambiamento in peggio. Da capogruppo, grazie. Che ne pensa delle parole di Casaleggio sul superamento del Parlamento? Penso che sia l'ennesima dimostrazione che non si apprezza la democrazia come l'abbiamo conosciuta. Gli italiani dovrebbero riflettere sul fatto che questa democrazia ha comunque consentito a questo paese di uscire dalla guerra, di produrre benessere e di fare i passi avanti che abbiamo fatto tutti insieme grazie all'impegno di ognuno. È ancora una volta un cercare di mettere sotto sopra i principi della democrazia come l'abbiamo conosciuta. Temo che sia anche un modo per lasciare le leve di comando a uno solo invece che al popolo. Il voto di fiducia sarebbe un paradosso.